Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Shopkeeper. Era una vita che non tornavamo su Shopkeeper, quindi andiamo a conquistare il mondo con Shopkeeper. Allora, qua era tutto a posto, se non ricordo male, le piantagioni erano tutte sistemate. Qua avevamo qualche missione in corso, sì, quale? Basic Wand? Qua è tutto a posto, qua abbiamo qualcosa, niente, ottimo. E quindi diciamo che possiamo anche iniziare la giornata. Giorno 21. Ma facciamo un salto a vedere solo se magari... mi dimentico sempre che qua bisogna uscire con tab. Aspettiamo un po' che arrivi la gente. Allora, qua siamo in inverno, se non sbaglio. Ti apriva almeno con culo, no? Sì. Allora, shop appeal 69%, shop item value. Ok. No, non me lo dice qua dove... No, cos'è che è? Gold earning? Forse per il... l'eroe. Ma... Iniziamo male già col primo furto di prima mattina. Ok. Abbiamo da riparare qualcosa per caso? Un po'. Niente di grave in realtà, ma mentre aspettiamo i clienti, fixiamo quel che si può fixare. Ah, ho comprato una barbabietola. No, era tutto abbastanza a posto, dai. Signorina, cosa desidera comprare di bello oggi? Ok. Quella che prima era stata rubata adesso viene acquistata regolarmente. Ah, e ha preso anche degli stivali. Compra due pozioni. Una pozione del mana e una pietra, per lei signora, sì. O signorina, mi scusi. The Mage. Qua punti non mi ricordo quanto fossimo. Ne abbiamo 155. Possiamo sbloccare qualcosa. Volevo sbloccare quella dei Rogue, vero? Sì. E potrei anche farlo con 80. Stavo aspettando per qualcos'altro. Questo è già sbloccato? Missa di... Sì. Perché... No, eh sì. È già sbloccato quello. Tier 0 Rogue. Potremmo effettivamente acquistare questo. Perché se no abbiamo... I ladri... questo è molto buono, ma costa 200. Thief Zapper. Materiali. Champion, pick up and move bodies. Customer talks. No, mi sa che sbloccherò ben quello. Ehi, t'ho visto. Per un fungo poi, è morto per un fungo.
Pezzente. Andiamo a vedere se per caso c'è qualcosa qua di interessante nella spazzatura. No. Ah, andiamo a riporre il funghetto a posto e facciamo un po' un ordine, perché qua abbiamo bisogno di... Allora, Health Potion 2, sì. Abbiamo anche di questo, uno scudo. Cosa sta succedendo? Papero. Basic Wand, sì, mi sa che l'hanno comprata nel mentre. Delle Record Stone, non so che cosa è sparito nel mentre. Sì, una Basic Wand è andata. Sto sporcizio. Sta sporcizia. Dai, arriva sto ordine, dai, arrivi sto ordine, dai. 3, 2, 1. Eccolo, allora. Andiamo a sistemare, allora, 1, 2, 1, 2, uno scudo qua. Degli stivali qua. Una camisiola. Mannaggia, non riesco a stare dietro tutta la roba che comprano. Dobbiamo fare un altro ordine, un 2. Un 2. 1 1 1 2 1 Vai. In realtà me ne serve solo una qua di pozza di quel tipo, ma vabbè. È andata forse una fire resist potion, possibile, o no, forse era un funghetto, basta. Ha preso di nuovo una Recall Stone. Ma stanno andando alla grande la Recall Stone. No, prendiamo qua e andiamo a piazzare di nuovo. Quella del mana. Ne mettiamo un'altra qua sotto. Uno scudo. I guanti. Gli stivali. Una bacchetta. Una pietra, dobbiamo ordinare anche una chestplate e... No. Una stone e una chestplate. Vai. E sì, facciamo che sbloccare il... assito per i rogue. Adesso dovremmo anche avere gli oggetti per i rogue che possiamo... comprare, vero? Sì, leather belt, throwing stars, arrows. Sì, quella roba là. Allora, mi sa che non posso mettere degli altri scaffali, però. Mentre c'è un negozio aperto. Oh, ordiniamo un po' di quella roba là e vediamo un po' come vende anche. Allora, arrows. Ne ho 5 arrows. 3 throwing stars e 3 belt. Non ho visto se mi serviva qualcosa di altro, mi sa di sì. Vediamo se magari farò un po' di spazio togliendo un paio di scudi. Ma... Ehi. Già non mi ricordo perché ho sbloccato la... Lascia. Perché mi ero informato su come si sbloccano questi oggetti. Ok, ma... Ok, abbiamo venduto la roba là. Allora, vediamo un po'. Arrows, qua ci stanno. Ok, poi questi shuriken qua. Leather belt, ok, e sono tutto quello che abbiamo messo, sì. Delle arrow ancora ci stanno. Qua no. Qua no. E le belt, ancora una, sì. Ok, va bene, le frecce se per caso avanti come lo spazio le mettiamo dall'altra parte. Vediamo cosa compra, delle frecce? No.
Oh, vediamo di comprare allora. Una pozione del mana, una spada. Leather bit, questo per comprare. Cosa sono andato a comprare? Ma sta scappando, ehi! Ehi! Ma... Dopo tutto questo lavoro, questo impegno, questo sacrificio, muori per una Record Stone, ma... Sei un po' un misero. Oh, dovrebbe essere arrivato l'ordine, mentre... No, quasi. Ah no, non l'ho fatto. C'è questo che non posso piazzare però qua perché ancora non me l'hanno comprato. Oh, abbiamo venduto una leather belt però. E una record stone. Quindi una leather belt l'abbiamo piazzata e già è stato interessante. Ah no, erano 8 il massimo che ho potuto sostenere, vabbè. La spada la piazziamo qua. E gli stivaletti li piazziamo qua. Gli altri stivaletti là. Ma c'era qualcuno che scappava? No. È stata la mia impressione, forse. Vabbè, questa la piazzo qua, però. Compra mana. La Frost Resist Potion? Era un po' che non vedevamo le Frost Resist Potion. Allora, Ah, abbiamo avuto anche una Throwing Star. Una la prendo, una Frost Resist Potion. Anzi, due. E un'altra Leather Belt che sono andati. E due Record Stone. Vai. Anche se essendo già sera, non so quanto venderò. Ah, ma non abbiamo venduto con il margine di guadagno. Porca miseria. Centoventi, 130 mettevamo, 120 forse. Sì, allora. 120. E 120, sennò non ci guadagna niente. Allora, due, la belt la mettiamo qua. Oh, le hanno comprate tutte le frecce. Che... The fuck? Ah, o c'erano e non si vedevano. Ah no, ma le sparge così. Sembrano molto di più di quanto non siano. Ok. Visto che non è una cattiva idea comprare un altro bancone. Cosa va a comprare il nostro caro signore? Ok, un'altra chestplate. Vediamo 80k abbiamo. Possiamo mettere una di queste qua easy. 120. Gli altri sono tutti 120. Ma questi... No, no, wait. Ah, ma mi manca questa cosa qua. I ladri rubano di meno. No, mi sa che andrò... O sul... No, andrò sul 120. Aspetto di arrivare a 120 per mettere il prezzo di ingresso. Livello 2. Dei warrior probabilmente. Ehi, allora questa la metterei qua, ok. Quanto manca ancora? 50 secondi. Vabbè, iniziamo a piazzare un ordine magari. Con una spada. Così guanti. Due record stone. Due
Elizabeth, un'altra record stone. Una basic wand, due throwing stars. Un earth potion, vai. Ma adesso è tutto zozzo qua, non fa. Terribile. Ripariamo un po' i tavoli, ok. Ok. Ma mi sa che comunque non siamo riusciti ad arrivare a. Le chestplate sono finite? Ma non mi dire, ha chiuso il negozio. Poi adesso ci occuperiamo di. Sistemare tutto, fare le piante per domani. E magari mettere un po' di banconi. Allora, le belt, possiamo mettere così, una wand, una stellina qua. Allora, un bancone potrei metterlo tipo qua, in questa zona. Allora, innanzitutto ordiniamo quello che manca, che sono. Prendiamo un altro coso di arrows e 4 leather chest. Un'altra basic wand. Vai. Allora, il bancone. Ok, allora, pedestal, hatrack counter, armor rack, bot dock, weapon rack. Ok, no. Mettiamo un counter che gira così. Ok, adesso prendo le belt di questi shuriken qua. No, la bacchetta in realtà la volevo lasciare qua. Allora. Ok. Io prendo l'ordine di là. Facciamo l'ordine per sta roba qua. Di funghi me ne servono 3, 3, 6 e 1, 7. Quindi 7 funghi. Poi, quanti bit? 3, 6 e 4, 10 bit. E di weed 2. Ok, allora andiamo a piazzare queste qua. Ok, un'altra bacchetta qua. Ok, questo è a posto. Solo tre ne abbiamo vendute oggi, quindi niente. Allora andiamo a piantare qua. Oh, io direi che con questo possiamo salutarci, tanto finirò io off camera. Grazie della visione, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.